Buongiorno e benvenuti sul mio canale. Oggi sono qui per preparare insieme a voi questo delizioso pan brioche gomitolo al profumo di limone. Per farlo utilizzeremo il lievito madre, però voglio subito tranquillizzare tutte le persone che non hanno il lievito madre perché ho messo nell'info box un tutorial per poter convertire questa ricetta. Anche quest'oggi utilizzerò il fornetto Versilia, quindi andrò a cuocere questo pan brioche sul fornello del gas senza utilizzare il forno. Però alla fine del video darò anche le indicazioni a tutte le persone che non possiedono il fornetto Versilia, che quindi potranno cuocerlo anche con il forno tradizionale usando un normale stampo per ciambelloni. Quindi possono farlo tutti, sia chi vuole utilizzare il fornetto Versilia che tutte le persone che invece vogliono farlo nel forno tradizionale. Per farlo ho utilizzato la pasta brioche che vi ho già fatto vedere in un altro video che vi lascio qui sopra e nell'info box. Quella pasta brioche è molto versatile, può essere modificata a vostro piacimento e può essere utilizzata sia per fare impasti dolci che per fare impasti salati. Questa volta ho voluto utilizzare sempre quell'impasto brioche, quindi la stessa pasta brioche che faccio di solito, però l'ho un pochino alleggerita. Infatti quella di oggi sarà una pasta brioche allo yogurt fatta senza burro. Così questo pan brioche, oltre ad essere buonissimo, sarà anche piuttosto leggero e potrete mangiarlo a colazione senza sentirvi troppo in colpa. Direi che ho chiacchierato abbastanza per introdurlo, credo di avervi detto tutto, partiamo con l'impasto. Iniziamo mettendo nel cestello della planetaria 150 g di lievito madre rinfrescato e raddoppiato di volume. Se non avete la planetaria non preoccupatevi perché potete fare questo impasto tranquillamente a mano. Aggiungiamo poi 100 g di latte, 100 g di zucchero semolato e utilizzando la foglia cominciamo a sciogliere bene il lievito madre. Poi andiamo ad inserire 150 g di yogurt. Nel mio caso ho aggiunto 150 g di yogurt greco al cocco. Decidete voi la quantità di yogurt da inserire. L'importante è che tra lo yogurt e il latte il peso complessivo sia di 250 g. Aggiungiamo poi un uovo intero e ricominciamo ad impastare bene usando la foglia. Adesso è il momento di inserire la farina. Inseriamola poco per volta. Dovremo inserire 500 g di farina. Io in questo caso ho scelto di utilizzare 500 g di farina 00. Se volete incordare un po' più facilmente l'impasto potete aiutarvi utilizzando per esempio 300 g di farina 00 e 200 di farina Manitoba, che contenendo un po' di glutine in più vi aiuterà un pochino ad incordare l'impasto. Io quest'oggi ho usato tutta quanta farina 00, quindi 500 g di farina 00. Aggiungiamo poi la scorza di un limone grattugiata. Inseriamo una bustina di vanillina, oppure ancora meglio se ce l'avete, i semini di una bacca di vaniglia. E poi, dopo aver amalgamato bene tutti gli ingredienti, andiamo a sostituire la foglia con il gancio e riprendiamo ad impastare finché il nostro impasto non sarà perfettamente incordato. Se siamo in estate, mi raccomando, facciamo delle pause durante la lavorazione, magari stacchiamo un pochino l'impasto dai bordi della planetaria, lasciamolo riposare un attimo, non lo facciamo surriscaldare. Facciamo delle pause di 5-10 minuti e poi riprendiamo la lavorazione se occorre. Quando l'impasto inizierà ad incordare, aggiungiamo 30 g di olio di semi a filo, quindi poco poco per volta. Un bel pizzico di sale e continuiamo ad impastare finché non sarà perfettamente incordato. Quando l'impasto sarà incordato, rovesciamolo sul piano di lavoro e facciamo qualche piega per fargli prendere un po' di nervo, un po' di corda in più. Poi con le mani oppure con un tarocco pirliamolo con cura. Il mio era piuttosto appiccicoso, quindi ho utilizzato un tarocco per aiutarmi. Dopo averlo pirlato, prendiamo un contenitore con le pareti perpendicolari al piano, ungiamolo con olio di semi e mettiamo l'impasto al suo interno. Poi copriamo il recipiente, mettiamo un elastichino per segnare il livello dell'impasto e lasciamolo raddoppiare di volume.
Quando l'impasto sarà raddoppiato, mettiamo un po' di farina sul piano di lavoro e rovesciamo l'impasto sul piano. Lasciamolo cadere da solo, come facciamo sempre. Eccolo qui. Mettiamo poi un filo di farina sull'impasto, se occorre, se è troppo appiccicoso, e aiutandoci con un tarocco andiamo a ricavare 6 pezzi. Adesso dovremo trasformare questi 6 pezzi di impasto in palline. Io faccio così, prendo un pezzo, faccio qualche piega aiutandomi con un po' di farina, poi lo vado a pirlare ed ecco qui ottenuta la mia pallina. Vi faccio vedere di nuovo. Aiutandomi con un po' di farina faccio qualche piega al pezzetto di impasto in questo modo e poi comincio a pirlare ottenendo la mia pallina. Ecco fatto. Ripetiamo l'operazione su tutti quanti i pezzi. Una volta pronti i nostri pezzi iniziamo a preparare la teglia che useremo. Io, come vi ho detto, userò il fornetto Versilia, quindi lo vado ad imburrare e a infarinare. Come vi dicevo all'inizio, potete anche usare un normale stampo per ciambellone oppure una teglia senza buco al centro, verrà benissimo ugualmente. Imburratela e infarinatela. E adesso andiamo a farcire i nostri gomitolini. Allora, prendiamo ogni pezzetto, schiacciamolo bene con le mani, aiutandoci sempre con un po' di semolina e poi anche con il mattarello. Dovremo ottenere un ovale, ecco, un ovale di impasto. Ora, aiutandoci con un tarocco oppure con un coltello, andiamo a tagliare a striscioline un po' meno della metà dell'ovale che abbiamo ottenuto. Dopo averlo tagliato a striscioline, andiamo a mettere la nostra farcitura nella parte sotto. Io in questo caso utilizzerò della meravigliosa marmellata di limoni. Ma potete scegliere ovviamente la farcitura che volete voi, potete mettere dentro crema alle nocciole, un altro tipo di confetture, della vera crema, oppure lasciarlo semplice così, vuoto da spalmare dopo, come vi dicevo all'inizio del video. Una volta messo il ripieno, andiamo a piegare prima le due alette laterali, diciamo così, e poi andiamo ad arrotolare molto molto semplicemente. Ecco qui, ottenuto il nostro gomitolino. Ecco qua. Dopo aver fatto il nostro gomitolino, andiamolo ad appoggiare nella teglia. Mettiamo i nostri gomitoli ben stretti. Eccoli qui. E una volta che li avremo preparati tutti quanti, copriamo il nostro pan brioche gomitolo con una pellicola trasparente oppure, come faccio io, con le mie adorate cuffiette da doccia. E lasciamolo lievitare finché non sarà raddoppiato di volume. Eccolo qui, bello raddoppiato. È il momento di cuocere il nostro pan brioche. Andiamo innanzitutto ad appoggiare lo spargifiamma sul fornello più piccolo, quello da caffè, e lasciamolo riscaldare bene. Nel frattempo andiamo a spennellare del latte su tutta quanta la superficie del nostro pan brioche gomitolo. Avevo dimenticato di dirvi che il mio fornetto Versilia misura 28 cm di diametro, per chi lo vuole sapere. Allora, una volta spennellato con il latte, chiudiamo il nostro fornetto Versilia e appoggiamolo esattamente al centro dello spargifiamma. Facciamolo cuocere al massimo, quindi con la fiamma alta, per 5 minuti. Dopodiché abbassiamo la fiamma e teniamolo per altri 50 minuti con la fiamma bassa. Passati questi 50 minuti possiamo controllare se il nostro pan brioche è pronto. Io lo faccio così utilizzando uno stecchino, uno spiedino, lo infilo nel buco e se esce completamente asciutto vuol dire che al centro è cotto. Trascorsi 50 minuti possiamo sollevare il coperchio e controllare la doratura del nostro pan brioche. Se come in questo caso non è ancora abbastanza colorato, richiudiamo il coperchio e lasciamolo altri 10 minuti fino a completa doratura. E solo quando sarà perfettamente dorato come questo, potremo toglierlo finalmente dal fuoco. Una volta tolto dal fuoco, appoggiamolo subito su un piatto da portata, ancora caldo, e andiamolo a rifinire con una meravigliosa glassetta al limone che lo renderà ancora più goloso. Ovviamente, se preferite, potete anche mangiarlo così semplicemente, ma con la glassetta sopra sarà ancora più buono. Per preparare la glassetta, mettiamo in una ciotolina 3 cucchiai di zucchero, il succo di mezzo limone, che sono più o meno altri 3 cucchiai, e poi andiamo a girare velocemente. Dobbiamo girare finché non si scioglie bene tutto lo zucchero e finché questa glassetta non diventa trasparente e lucidina. Adesso con un pennello andiamo a passare su tutta la superficie.
Ed ecco fatto! Il nostro pan brioche gomitolo al profumo di limone è pronto da gustare. Adesso lo lascerò raffreddare un pochino e poi dopo vi farò vedere com'è all'interno. Prima di procedere con il taglio, come vi ho detto all'inizio del video, voglio dare indicazioni anche a tutte le persone che vogliono cuocere questo pan brioche gomitolo utilizzando il forno tradizionale, perché non hanno il fornetto Versilia oppure perché sono in inverno e preferiscono fare una cottura tradizionale. Allora, in questo caso andate a fare la seconda lievitazione in un normale stampo per ciambelloni come questo qui, imburrato e infarinato. Quando il vostro pan brioche gomitolo sarà raddoppiato di volume, potrete infornarlo in modalità statica a 180 gradi all'incirca per mezz'ora. E come vi dico sempre, i forni sono tutti diversi, quindi fate attenzione alla cottura. Assicuratevi che sia ben cotto con uno stuzzicadenti, come abbiamo fatto noi, e tiratelo fuori soltanto quando sarà bello dorato. Per quanto riguarda invece le tempistiche, io normalmente lo faccio tutto quanto in una giornata, quindi di prima mattina appena mi sveglio rinfresco il lievito madre, quando raddoppia di volume faccio l'impasto e una volta che poi raddoppiato l'impasto proseguo con la ricetta così come avete visto voi. Iniziando a rinfrescare il lievito madre di prima mattina si riesce tranquillamente a sfornare questo pan brioche gomitolo prima di andare a letto la sera, quindi potete fare questa ricetta tranquillamente tutta quanta in una giornata. Credo di avervi dato tutte quante le informazioni che vi occorrono. Se ho dimenticato qualcosa chiedetemelo pure qui sotto nei commenti, perché come sapete io rispondo sempre a tutti. Aspettando che sia freddo per il taglio, vi chiedo come sempre di mettere like sotto questo video, se vi è piaciuto condividetelo sui vostri social, lasciatemi i vostri commentini e poi mi raccomando seguitemi anche su Instagram sull'account Lievito Madre Consigli e Ricette e sul gruppo Facebook Lievito Madre Consigli e Ricette, dove potrete farmi vedere tutte le fotine delle mie ricette che state sfornando. Adesso lasciamolo raffreddare bene e poi procederemo con il taglio e con l'assaggio. Ed eccoci finalmente arrivati all'assaggio. È ancora un po' caldina, ma io sono troppo curiosa di assaggiarla, quindi adesso la andrò a tagliare per voi. Già si vede che è sofficissima, guardate che bella, guardate quanto è bella come fila questo pan brioche, guardate qua. E adesso dove finirà questo pezzo di pan brioche secondo voi, questo primo pezzetto? Buono, buono. E adesso andiamo ad assaggiare questo pezzo con la confettura di limoni. Assaggio, eh? Vi devo dire, se anche voi amate le marmellate di agrumi, il sapore un po' aspro del limone, dell'arancia, del mandarino, provate a fare questo pan brioche perché vi piacerà tantissimo. Per tutte le persone all'ascolto invece che non amano quel sapore un po' aspretto e che preferiscono le confetture più dolci, possono personalizzare questa ricetta cambiando tipo di confettura, possono mettere dentro anche una crema al cioccolato oppure farlo semplice al gusto vaniglia per esempio e poi andarlo magari a spalmare in un secondo momento di quello che preferite. Che buono ragazzi, va bene, io continuo a mangiarlo. Nel frattempo, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e accendete la campanellina per essere sempre informati su tutti i video che pubblico. Adesso vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ciao a tutti!